importante, sempre a tema fotografico, un po' più, tra virgolette, emotiva barra emozionale, nel senso che oggi ho il piacere e l'onore di avere un ospite molto speciale con me, un ragazzo, perché posso definirlo tranquillamente ragazzo, anzi in realtà potrei dire qualsiasi cosa in questo momento perché lui mi sente ma non può rispondere, ma lo farà tra poco, però scherzi a parte è un ragazzo che negli ultimi anni ha, diciamo, realizzato dei progetti estremamente importanti, ha realizzato anche tanti sogni dal punto di vista fotografico e regalato, passatemi il termine, emozioni. Ad oggi lui è un ex photographer per Fujifilm, quindi chiamiamolo tra virgolette ambassador, anche se non si dovrebbe perché è un ex photographer, ma comunque collabora attivamente con Fujifilm per tante cose interessanti che vedremo appunto nel corso di questa diretta di oggi. Quindi ho il piacere di invitare con me in live Alex Liverani. Ciao Alex, Ciao a benvenuto. tutti e grazie mille Ricky per l'invito ad essere qui con te oggi in questa live. Grazie mille a te. Allora, Alex, io per iniziare ti direi magari un pochettino di parlarci di te, cioè farci capire un pochettino il tuo percorso a livello storico, comunque fotografico, per far capire anche ai nostri utenti come sei arrivato alla persona che sei oggi. Certo, allora. Io non mi vergogno mai di rispondere a questa domanda. Tanti, a mio avviso, tendono a eliminare le origini o comunque il momento in cui abbiamo mosso i primi passi in ambito fotografico. Io l'ho fatto in maniera estremamente semplice, quindi senza velleità artistiche o obiettivi o traguardi già prefissati nel momento dell'inizio della mia attività fotografica. In realtà l'avvicinamento alla fotografia è venuto in maniera quasi casuale, in maniera molto spontanea. Vabbè, io da piccolo ero estremamente appassionato di fotografia, mi impossessavo della macchina di mio padre quando eravamo in vacanza, soprattutto al mare, magari utilizzavo mia mamma come soggetto per estemporanei ritratti sotto l'ombrellone. Poi però io e la fotografia ci siamo completamente allontanati e per tanti anni non ci siamo più ricordati l'uno dell'altro e ci siamo in qualche modo invece ritrovati alla fine degli ultimi miei anni delle superiori. Un po' così per passatempo mi sono avvicinata alla fotografia, ho incominciato a fotografare nei locali notturni. Un mondo che comunque frequentavo, mi piaceva e lì in realtà ho capito che avevo proprio un amore viscerale per la fotografia e probabilmente mi sono innamorato delle persone e quello è stato anche un luogo dove è stato comunque facile approcciarsi ai soggetti, stringere legame con i soggetti che diventavano i protagonisti delle mie immagini e lì appunto si è nata la necessità in un qualche modo di documentare il quotidiano e di documentare l'umanità che è attorno a noi. Sai, io ne parlavamo anche già l'altro giorno, appunto, di questo discorso. Abbiamo alcune similitudini dal punto di vista del percorso fotografico, nel senso che poi, mentre tu parlavi, io sorridevo perché mi sentivo molto, molto, come dire, nel tuo discorso, nel senso che anch'io ho fatto il mio piccolo periodo dove facevo le foto ai miei genitori in vacanza e poi ho abbandonato un po' tutta la parte fotografica per poi riprenderla dopo tanti anni, tra l'altro anch'io le superiori. E iniziare a fare foto in discoteca. Ma a tal proposito parlavamo appunto l'altro giorno che iniziare facendo foto in discoteca non deve essere una vergogna, cioè una persona può farlo Assolutamente. per n motivi, per iniziare a guadagnare con la fotografia, per iniziare a fare pratica e comunque, come più o meno stavi dicendo tu, il terreno fotografico di una discoteca non è un ambiente facile, perché comunque devi relazionarti con le persone. C'è No, rumore, la assolutamente. luce, il flash. Esatto, soprattutto la luce, cioè comunque è una condizione fotografica impegnativa. Quindi, nonostante uno magari si trovi appunto a muovere i primi passi, lo fa in un territorio non semplice e probabilmente nel mio caso specifico, non so se è stato così o meno anche per te, forse oltre ad essermi innamorato delle persone in quel momento, mi sono innamorato anche della luce artificiale. Quindi mi sono innamorato sia della luce artificiale che potevo aggiungere io, quindi il mio flash, che anche, perché no,
delle luci artificiali che potevo eventualmente decidere di sfruttare o di inserire nella composizione. Ti faccio un esempio, poi magari ritorniamo su la nostra chiacchierata come l'avevamo pensata, però a me mi piace anche spaziare e improvvisare. Io 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa ho partecipato a Master of Photography. Lo ricordiamo per chi non lo sapesse, è un talent fotografico che ha avuto luogo anche in Italia in diverse edizioni comunque, dove c'era anche Toscano, Livero Toscani tra i, esatto, cioè tra i giudici. Esatto, vai pure niente, avanti. In pratica una puntata mi sono ritrovato a rifotografare in discoteca e memore delle mie esperienze, decisi di sfruttare una bottiglia di birra, quindi col vetro verde, ponendola davanti al mio flash in maniera tale da poter generare sul palco una luce verde. E questi erano tutti in un qualche modo trucchetti o espedienti che già in quegli anni che fotografavo in discoteca sfruttavo ed utilizzavo. Quindi anche le nostre esperienze che si vanno comunque a realizzare in luoghi, tra virgolette, semplici, non estremamente professionali, poi probabilmente nell'arco degli anni potranno tornarci utili in esperienze più complesse e più articolate. Però diciamo che tu dopo... Immagino che tanti ragazzi che ci seguono, visto che comunque hai un pubblico giovane, magari ci saranno tanti appunto che stanno muovendo i loro primi passi nel mondo della fotografia in discoteca e non vedendo probabilmente come un traguardo, un luogo in cui soffermarsi nei prossimi anni, ma sicuramente è una tappa importante. Ma poi diciamo che quando hai riabbracciato, diciamo così, la fotografia, hai deciso di studiare alla Dora Academy di Roma. Esatto. Poi cosa è successo? Allora, lì ho avuto la possibilità di conoscere uno dei docenti, secondo me, a livello italiano più preparato, sia sulla storia, ma soprattutto anche sulla contemporaneità. Infatti, il master che seguì io era proprio sui moderni linguaggi della fotografia documentaria. Quindi cercare di attingere da voci importanti internazionali, quindi in quel master Massimo Mastrorillo, la figura di riferimento, andava ad invitare personaggi provenienti da altre accademie e scuole importanti in giro per l'Europa, quindi Madrid, la scuola del Blank Paper, piuttosto che fotografi della Magnum. E quindi è stata sicuramente un'occasione di mettersi in gioco e di in un qualche modo demolire tutte le convinzioni fotografiche che fino a quel momento mi ero o autocostruito o comunque ovviamente attingendo a libri, perché io sono un amante dei libri e un collezionista di libri fotografici, cerco di comprarne 3 al mese e prettamente libri autoriali, quindi non manuali, non saggi, ma principalmente proprio libri autoriali che mi possano fornire spunti, ma non necessariamente, cioè amo proprio attingere da quanti più generi possibili differenti tra di loro, e proprio perché credo che la contaminazione, poi il saper rielaborare input differenti, ci consenta poi di costruirci una nostra visione articolata. Assolutamente d'accordo. E poi soprattutto comunque anche volendo realizzare tanti corsi durante l'anno, credo che un docente abbia la necessità di rimanere costantemente informato e di sottoporre poi ai partecipanti delle proprie attività quanti più fonti possibile. Quindi diciamo che è una ricerca sia personale che professionale, che poi appunto va a costituire una libreria molto importante. Io nei miei canali su Facebook ho preso l'abitudine da un po' di tempo a questa parte di condividere un libro fotografico, lo sfoglio e cerco di fare di andare a focalizzarmi su nuove proposte, quindi non prettamente libri magari conosciuti dal grande pubblico, di autori famosi, ma più libri di nicchia, di fotografie piuttosto lavori appena usciti inediti.
Io so che ci sono molte persone, diciamo tra quelle che ci seguono, che sono molto affezionati ancora al cartaceo, che poi dire ancora al cartaceo mi sembra una frase un po' brutta, nel senso che mi rendo conto che il fascino della carta come libro sia importante e abbia la giusta comunità, diciamo, di riferimento. Quindi mi sembra di Certo. capire che tu ormai comunque sei molto interessato a questa parte dei libri. Io mi prenderei un minuto giusto per rispondere a questa domanda di Marco, che dice: quali ci consigli come libri, visto che appunto hai anche appena detto che sì, che hai appena detto che comunque ce ne sono alcuni particolari poco Certo, conosciuti. allora il primo consiglio che vi suggerisco appunto è quello di andare nella mia bacheca di Facebook e scrollarla. Ad esempio, vi consiglio l'ultimo che ho consigliato, ossia l'ho consigliato ieri, si chiama Croma ed è di John Divola, è un libro edito da Skinner Books. È un libro con immagini realizzate negli anni 80, ma che è clamorosamente contemporaneo, cioè se non vedessimo la dicitura appunto degli anni in cui sono stati realizzati questi scatti, potremmo tranquillamente pensare che è un libro realizzato ieri, l'altro ieri. Quindi a questo ve lo suggerisco appunto, ma scorrendo ne troverete diversi e tanti ne arriveranno ancora. Io mi sono proposto, dopo poi quando arriveremo a parlare del mio libro Dango, ve lo illustrerò, eccetera, per ogni libro che vendo, di quelli da me prodotti, acquisto un libro che la settimana dopo vado a presentare al mio pubblico. Quindi faccio libri per far conoscere libri. Questa è un'iniziativa semplice, niente di speciale, niente di assurdo, però è una piccola iniziativa che mi permette a me di crescere dal punto di vista della mia collezione, ma di far conoscere alla gente che mi segue titoli interessanti. A me sembra veramente un'ottima idea e anzi grazie per averla condivisa con noi, più che altro perché mi sembra detta tra virgolette a scopo benefico, nel senso che comunque A costo zero. stai in un certo modo devolvendo ciò che prendi comunque dai libri che vendi tuoi in qualcosa che è utile per la comunità fotografica. E Cioè, però. soprattutto si sostengono anche gli autori che creano libri, Assolutamente sì, che assolutamente sì. purtroppo sono una piccolissima percentuale rispetto al panorama internazionale e complessivo dei fotografi. Io per continuare, ho visto un pochettino, ho letto sulle tue varie biografie, messe magari comunque sui tuoi profili o anche sul sito di Inquadra, di cui magari parleremo meglio dopo, che comunque tu hai vinto veramente tanti premi, che diciamo che secondo me è un lato importante sotto certi punti di vista per la carriera di un fotografo, però. Non vorrei star qua a fare un elenco dei premi che hai vinto, eccetera, eccetera. C'è un Anche premio in perché particolare? della bacheca di premi e di dare la polvere ai trofei ce ne facciamo Non poco nulla. serve a niente, assolutamente. Però vorrei chiederti se c'è un premio in particolare che ti ha suscitato delle emozioni, che per te è importante, che non dimenticherai mai. Beh, allora, sicuramente il premio vinto nel 2016 a Miami. A riguardo, magari. Ti posso mostrare una foto che Eccola qua. io ho pochissime foto che mi ritraggono. Idem. Questa è una tra le poche, estremamente imbarazzante da un certo punto di vista, ma non posso non essere legata a questa immagine che ho ricevuto qualche giorno dopo la premiazione dal fotografo ufficiale che era lì in quell'occasione. Ma fondamentalmente la cosa che mi piace di questa immagine è avere alle mie spalle, qui dietro, Martin Parr, che sta praticamente godendo nel vedermi piangere da persona cinica e ironica qual è. Io ero seduto esattamente di fianco a lui, ma non per voglia di mostrarmi, eccetera, semplicemente ero stato in giro, infatti avevo ancora la mia Fuji al collo fino a pochi minuti prima della premiazione. E probabilmente era un posto che faceva paura a tutti e nessuno si era messo di fianco a Martin Parr. Grazie.
io mi sono seduto di fianco a lui, era il giudice insieme ad Alex Webb, e dopo pochi minuti mi sono trovato a vincere quel premio presentandomi così in maglietta, in veste assolutamente non consona, ma ero andato lì per, diciamo, per godermi l'evento, non certo pensando di poter vincere quel premio. Quello sicuramente è stato un premio che mi porterò per sempre nella memoria, perché comunque fare un viaggio è lungo, arrivare a Miami, condividere 4-5 giorni con fotografi provenienti da tutte le parti del mondo, con voglia proprio di condivisione, di interazione, di confrontarsi, eccetera, e poi trovarsi a vincere quel premio, è stato sicuramente un momento molto, molto significativo. E l'immagine che avevo realizzato, l'immagine con cui ho vinto quel premio era questa. E, è un'immagine che io definisco insolito nella normalità, nel senso, non c'è nulla di assurdo, siamo al margine di un evento mondano, siamo vicino a Londra, ad Ascot, nelle campagne del Berkshire, durante il Ladies Day, quindi una corsa di cavalli, però in realtà la corsa di cavalli non è altro che quasi una cornice all'evento stesso. Io ero andato lì, sono andato lì per 2 anni consecutivi per realizzare un lavoro di documentazione, e quest'immagine, nel momento stesso in cui l'ho scattata, ho capito che probabilmente aveva una marcia in più rispetto alle altre, perché comunque in maniera naturale si veniva quasi a creare una simmetria con queste due ragazze bionde, i due soggetti, questi due baci, ma anche questa, in un qualche modo, interazione tra me e il soggetto, quindi una sorta di voyeurismo e di complicità tra me e quell'occhio blu che guarda in camera. E poi quei due bicchieri posizionati al centro, in un qualche modo, possono quasi far pensare che questa immagine sia una pubblicità glamour dell'Aperol, piuttosto Campari. E questa era un'immagine che faceva parte di questo lavoro. Vediamo, esatto. Mm-hmm. Appunto, dove si cercava di documentare il tutto. Qui abbiamo anche già dei dittici. Io cerco di lavorare molto sull'accostamento di immagini. Dopo lo vedremo quando parleremo di danni. Quindi cercare di creare delle continuità, di avere dei giochi, come in questo caso bianco e nero, piuttosto gestualità simmetriche, col nonnino con i due gelati, la nonnetta con la birra, oppure associazioni cromatiche, allusioni sessuali. Io vedo che comunque, cioè, correggimi se sbaglio, ma a vedere queste immagini comunque tu stai usando il flash di giorno. Esatto. Infatti, che è una tecnica che funziona nella ritrattistica, cioè non è vero che è sbagliato usare il flash di giorno, anzi, ad utilizzi creativi diventa molto importante. Assolutamente sì, il flash, la maggior parte delle persone lo utilizzano in ETTL, lasciando che il flash immagini per noi la potenza, l'intensità del lampo luminoso da emettere. Io personalmente amo utilizzarlo sempre comunque in manuale, e come dicevi giustamente tu, lo amo utilizzare anche e soprattutto di giorno. Senti, ma Alex, dimmi la verità, questa ispirazione tecnica ti è arrivata dalla discoteca? Perché è uguale anche per allora, me. Allora, ovviamente, come ti dicevo prima, è un mix, nel senso, uno, vuoi i fotografi che vai ad approfondire, a studiare, quindi sono tanti fotografi che vuoi per esperienze professionali condivise o semplicemente anche per un discorso appunto di gradevolezza nei confronti di questi autori, mi sono avvicinato, quindi penso magari a Cohen piuttosto che a Bruce Gilden piuttosto che a Martin Parr stesso, quindi tutti i fotografi che utilizzano il flash. Ma il flash, come giustamente dici, era uno strumento che da sempre vedevo come alleato e come amico,
mai come entità difficile da gestire. Di fianco al flash, per tanti fotografi c'è un grosso punto di domanda. Il flash esiste, bene, forse potrebbe essere utile, ma è molto difficile da usare. In realtà è semplicissimo. Guarda, io ho amato in discoteca divertirmi con uno dei classiconi del flash, se me lo permetti, nel senso che è una tecnica già vista e rivista, ma che a me piaceva un sacco, che era quello di usare il flash, ovviamente non il pop-up, ma l'esterno, con il sync sulla seconda tendina, un tempo un po' rallentato, col movimento che creava, diciamo, il soggetto davanti rimaneva tendenzialmente fermo se non si stava muovendo troppo, ma dietro le varie luci diventavano dinamismo, esatto, più o meno statica. Esatto, sì, e mi sembra comunque di vedere che l'utilizzo che fai tu del flash... Anche in questo caso specifico, anche in strada, il flash lo utilizzo sempre off camera, quindi o con un trigger o, perché no, anzi, molte volte io lo consiglio, soprattutto chi lavora in strada, il cavo. Sì. Perché ho salvato veramente tanti flash grazie al cavo. Flash che sarebbero rovinati, si sarebbero disintegrati sul pavimento, sull'asfalto, che invece solo grazie al cavo magari li ho salvati all'ultimo minuto. Quindi magari il cavo viene visto come uno strumento meno innovativo, un po' retro, di riconduzione al paparazzo stile anni 60-70, però in realtà può essere molto comodo, anche perché magari se siamo in strada dopo un po' siamo affaticati, il flash ce lo possiamo mettere attorno al collo a modo di boa e l'altra mano diventa libera, cosa che invece diversamente col trigger abbiamo sempre tutte e due le mani impegnate. Assolutamente. Ma senti, io ti sentivo parlare di strada e coglierei la palla al balzo per fare questa digressione obbligatoria, secondo me. So che tu, secondo me, allora, cioè, nel senso, secondo me, puoi essere definito come street photographer, che non è quello che fotografa le strade, chiariamolo, ma che cos'è uno street photographer? Cioè, che cosa vuol dire la street photography? Allora, partiamo dal presupposto che io, come tanti altri fotografi che operano anche in questo ambito, amiamo definirci fotografi. Esatto. Con approccio da street. Cosa significa? Che le peculiarità necessarie in strada poi diventano un nostro bagaglio culturale da spostare in tutti gli altri lavori che andiamo a fare. Io mi occupo anche di fotografia di matrimoni e credo che la strada mi sia servita tanto anche nei matrimoni, perché comunque la strada, come il matrimonio, ti obbliga a fotografare in condizioni estremamente rapide, situazioni estemporanee che devi avere la prontezza di cogliere. Situazioni irripetibili, ti puoi trovare in situazioni in cui la luce non la puoi decidere, non la puoi modulare come magari in uno shooting in studio, piuttosto come nello still life di food o in altri generi. Quindi devi essere capace in poco tempo a capire il punto migliore dove posizionarsi, per come sfruttare la luce, per come sfruttare la scena che di lì a poco verrà a generarsi. E la strada appunto è stata fondamentale per una mia crescita sia professionale ma anche, diciamo così, più artistica e autoriale. Inizialmente, quando ho incominciato a muovere i primi passi in strada, ero molto concentrato e molto focalizzato su singoli scatti da andare a vedere e a recepire durante le mie ricerche per strada. Oggi invece non esco più, semplicemente con la macchina al collo, girando, tra virgolette, concedimi il termine, a caso. Ho bisogno di un obiettivo, mi devo necessariamente dare un traguardo da raggiungere, esco con un'idea e sviluppo il mio lavoro seguendo quell'idea. Poi è ovvio che magari sono fuori, vedo una bella situazione, certo, la fotografo, ma non vado come un tempo alla ricerca del singolo momento, che in un qualche modo credo che possa diventare l'elemento attraverso il quale snobbare anche la fotografia di strada. Cioè, la fotografia di strada è una fotografia immediata, alla portata di tutti,
perché molte volte in un singolo frame abbiamo una storia estremamente descrittiva racchiusa al suo interno. Assolutamente, okay? D'accordo. Questo però fa sì che queste immagini che andiamo a produrre abbiano una vita estremamente breve, nel senso, non sono portato a rivedere quelle immagini X volte, perché quell'immagine è stata talmente immediata che non ha una lettura stratificata per livelli, dove lo spettatore ha margine di interpretazione. A riguardo, infatti, volendo parlare un pochino del mio inizio in ambito street, devo tanto alla nascita di questo collettivo. Sì, che infatti è quello che citavo prima all'inizio, che è uno dei progetti che hai, diciamo, creato nel tempo. Esatto, io e Matteo Sigolo, un ragazzo che è un fotografo delle mie zone, che adesso si è trasferito per necessità a Venezia, nel 2013 decidemmo di fondare Inquadra. Inquadra è un progetto di aggregazione di fotografi con la medesima passione, ossia la fotografia di strada. Poi nell'arco degli anni il gruppo è cambiato, ci sono stati momenti di totale avvicinamento, momenti in cui, come in tutte le famiglie, magari ci si allontana. Ovviamente i lavori di ogni persona portano a poter dedicare più o meno tempo in certi momenti, però sicuramente è stato importante e allo stesso tempo so che tornerà ad esserlo quando qualcuno di noi realizzerà un nuovo lavoro e lo vorrà sottoporre in anteprima agli altri utenti, agli altri partecipanti del collettivo, per avere quelli che secondo me sono dei feedback indispensabili. Ad esempio, questa è un'immagine che poco magari dice, ma in realtà è importante. Qui eravamo a Bruxelles in occasione di un festival molto importante di street e ci eravamo ritagliati questo momento di condivisione. Avevamo preso un appartamento, io e gli altri membri di Inquadra, e mi ricordo che era notte, erano le 2, le 3 di notte, e prima di andare a letto abbiamo voluto fare l'editing del lavoro di Matteo Sigolo, che sarebbe uscito pochi mesi dopo. Un lavoro bellissimo che vi consiglio di andare a vedere, che parla dell'Oktoberfest. Quindi l'importanza di sentire i pareri altrui prima poi di pubblicare un proprio lavoro. Tanti invece vivono la fotografia in maniera molto individuale, quindi non amano, anzi sono quasi tendono a distaccarsi dal parere altrui, vuoi perché magari permalosi, vuoi perché magari hanno dedicato tanto tempo e non vogliono mettere in discussione il loro lavoro. Senti, ma a proposito di Inquadra, volevo farti un attimo una domanda. È un collettivo, diciamo, aperto a tutti? Ci si può, tra virgolette, iscrivere, si può partecipare, oppure è una cosa che... No, allora, ci siamo resi conto che non poteva essere aperto per diversi motivi, perché comunque volevamo che tutti i membri decidessero in maniera univoca l'ingresso di un nuovo membro. E l'ingresso avveniva non in funzione di chi sta per entrare la pensa come noi, anzi, si cercava proprio di cercare la diversità. Quindi io sono dell'idea che si debbano mettere insieme persone che hanno visioni anche quasi diametralmente opposte per creare qualcosa di interessante. Certo. Perché certo. Se mi metto insieme a 8, 9, 10 persone che la pensano come me, ci troviamo ogni sera, diciamo la stessa cosa, ci facciamo gli applausi a vicenda e poi ci esatto. Siamo tutti contenti. Invece è necessario avere degli scontri. Nell'arco degli anni Inquadra è cambiato, sono usciti dei membri, ne sono entrati dei nuovi, a volte anche per degli scontri fotografici, perché no? Questo certo. Per dire è il mio primo lavoro in assoluto fatto in strada.
Che già, diciamo, devo dire, come primo lavoro, cioè, accidenti, cioè, senso, complimenti, perché vedo siamo che... Siamo nel 2013 e io vivevo a Londra. Una composizione bellissima. Ho realizzato questo lavoro che si chiama Breaking to Break, non è fondamentalmente niente di incredibile, è l'ingresso nelle pause sigaretta alle basi di questi grattacieli che occupano la City, il quartiere economico e finanziario di Londra. E non c'è spazio per il cielo in queste immagini, ci sono queste modanature molto regolari, queste geometrie quasi disegnate, la distanza tra me e i soggetti è pressoché sempre la medesima, i soggetti sono inconsapevoli di occupare questi spazi dal punto di vista qualitativo, estetico e geometrico, infinitamente, questi spazi infinitamente elevati della qualità, e diventano però i protagonisti di questa essenzialità e questo minimalismo. Che meraviglia, veramente belle, belle belle. E lì, dal di qui è nata la necessità di creare dei lavori in strada, quindi parto da una singola immagine, magari quasi per caso, poi bene, capisco che quello è l'input, l'incipit attraverso il quale, attorno al quale costruire un lavoro. E ho deciso poi di trasformare i miei lavori in qualcosa di concreto, di cartaceo. Questo per dire, post and post proposed, la prima fanzine, quindi una piccola pubblicazione cartacea, che racchiude al suo interno foto posate, foto non posate e accostamenti tra foto posate e foto non posate. Il bello di queste pubblicazioni è che io non ho Instagram, partiamo da questo presupposto. Infatti è una cosa che mi sono sempre chiesto, perché? No. Perché perderei tempo con Instagram e amo condividere la mia fotografia attraverso strumenti come questi, quindi come una fanzine, cioè voglio che chi decide di seguirmi non mi mette un like o non mi segue su Instagram, dove può farlo con altri milioni di fotografi, ma decide di acquistare qualcosa che io vado a produrre. Questo è un concetto molto interessante e importante, nel senso che è una cosa che condivido, cioè vabbè, io ho Instagram, però condivido tantissimo la tua idea, nel senso che Instagram, come tanti altri social, spesso ti fanno perdere molto tempo. No, ma molte volte mi capita di andare a un evento e la signora Maria di turno in primo fila mi dice: ah, ma te sei un fotografo e non hai Instagram? E io a quel punto gli dico: te ce l'hai Instagram? Sì, ma non sei una fotografa, perché c'hai Instagram allora? Nel senso, assolutamente d'accordo. Instagram è fondamentale, tanti delle persone che ci staranno seguendo hanno sicuramente trovato lavoro attraverso anche Instagram, e ben venga questo. Però ci sono anche tanti studi di architettura che non hanno magari una vetrina sul corso principale a Milano, però comunque la professionalità degli architetti che sono dentro questi studi è riconosciuta e il cliente va a cercarli consapevole del fatto che lì dentro troverà professionalità. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. E niente, questo è un lavoro, se lo vogliamo vedere così molto velocemente. Thank you.
E poi invece ti mostro quest'altro. Molto bello, veramente. Bello. Giappone, che si chiama Autovelox. Mi sono immaginato di trasformarmi in un Autovelox. Geniale. Geniale. Ok. C'è una domanda, Alex, chiedono se sono tutti scatti rubati. Assolutamente sì. Aspetta che fermiamo. Ok. Quello è un lavoro che io ho realizzato in Giappone durante un periodo che si chiama Gold Week, che è un po' come il Ferragosto per noi, quindi tutte le persone sono a casa dal lavoro. E c'è l'invasione dei cinesi in Giappone, le strade sono completamente bloccate dal traffico e quindi io mi infilavo tra una fila e l'altra delle macchine ferme al semaforo e andavo a realizzare queste immagini. Veramente un bel lavoro, anche mi piace questa cosa dell'autovelox, della flashata tipica che dà l'autovelox, veramente bello. Però alla fine dell'ultimo filmato dedicato all'autovelox ho visto uscire un loghettino, no? Che non è proprio un loghettino casuale, che era il logo appunto, esatto, eccolo qua, vediamo se, ecco, lo rimetto, eccolo qua. Questo, che cos'è questo loghettino? Spiegaci un pochettino, parlacene un po'. Allora, Italian Street Photo Festival è un progetto che nasce a sei mani, quindi siamo tre fotografi appassionati di fotografia di strada che hanno deciso di dedicare parte della propria del periodo invernale alla creazione e alla gestione di questo festival che si concretizza e poi si svolge a fine aprile. Purtroppo è appena concluso perché abbiamo condiviso gli ultimi contenuti domenica, ma tutti gli utenti che ci seguono potranno poi andare nei canali di YouTube, Facebook, Instagram, eccetera, del festival e trovare comunque tutti i contenuti che sono stati condivisi perché rimarranno lì in maniera costante, continuativa. Appunto abbiamo creato dal nulla 3 anni fa quello che oggi a tutti gli effetti è il più importante festival di street photography in Italia. Abbiamo preso ispirazione da altri eventi simili che si svolgevano e si svolgono in giro per il mondo e nel caso specifico quello di Miami che io ho vinto nel 2016. Dopo aver vinto quel premio un fotografo italiano che si chiama Francesco Sembolini, avendo visto che appunto avevo vinto quel premio, avevo comunque mi dedicavo già particolarmente a questo genere fotografico, mi ha proposto di entrare in questo progetto che non esisteva e che quindi sembrava pressoché irraggiungibile, difficile da concretizzare. E è servito tanto tanto impegno, soprattutto nella prima fase di avviamento, e però possiamo dire in 3 anni di aver fatto passi da gigante, siamo riusciti a coinvolgere fotografi Magnum, abbiamo avuto come ospite Franco Fontana, abbiamo avuto i più importanti fotografi di strada
a portare contenuti o a portare proprio le loro esperienze in maniera fisica sul posto con talk, con workshop, eccetera. Quest'anno purtroppo la situazione sanitaria, tutti ben conosciamo, non ci ha consentito di svolgere il festival, ma in un qualche modo siamo stato il primo festival di fotografia a riconvertirsi in contenuto accessibile in streaming. Quindi abbiamo avuto talk, abbiamo avuto mostre virtuali che consiglio a tutti di seguire, di guardare e di andare a vedere, perché ci sono davvero tanti spunti da cui poter attingere. Quindi diciamo che questa è la dimostrazione di come le idee e l'amore che si mette per quello che ognuno di noi fa o ognuno di noi crede possa diventare qualcosa di realmente concreto e importante, perché alla fine abbiamo un pochettino chiacchierato, diciamo, in questi 40 minuti della tua carriera e di quello che hai fatto, di come ti sei mosso per arrivare a questo punto, dei tuoi progetti. Però abbiamo ancora due punti importanti da toccare, fondamentali direi per questa live, perché poi tutte queste idee, questi stili, questi modi di fare, questa tua crescita ti ha portato anche ad avere quella maglietta che hai addosso adesso. Io me la l'ho indossata oggi perché è un po' come per un calciatore, sarà come per un calciatore quando potrà rindossare la propria maglietta con scritto il proprio cognome sulle spalle per poter ricalcare finalmente il terreno verde. Perché? Perché una delle attività che più mi gratifica dal punto di vista professionale è quello proprio di poter andare a incontrare le persone sul campo, sui punti vendita, piuttosto negli eventi che vengono organizzati di tanto in tanto o da associazioni fotografiche, dove appunto Fuji e allo stesso tempo anch'io veniamo coinvolti. Quindi andare a conoscere magari quelle persone con le quali si è stretto un rapporto di amicizia sui social e finalmente dopo un lungo viaggio arrivi in Calabria e puoi conoscere anche Carlo Carlino, ho visto che ad esempio un commento sotto, piuttosto un'altra persona che magari non hai avuto modo di poter vedere dal vivo. E Fuji ci dà questa possibilità, a me magari anche agli altri X photographer, di poter spiegare alle persone per quale motivo abbiamo deciso di utilizzare questi strumenti, perché li riteniamo i più adatti per il tipo di fotografia che dobbiamo fare. Poi se uno si immagina che questa sia la macchina con cui poter fare magari tutti i tipi di fotografia possibili e immaginabili, la mia risposta è ovviamente no, ma noi dobbiamo trovare lo strumento che più si addice alla nostra attitudine e alle nostre necessità. Io quasi tutti i lavori che abbiamo visto e che vedremo li ho realizzati con una macchina come questa, piccola, X100F. Compatta, questa è esatto, l'X100F, piccola, compatta, discreta, e che ti permette di essere portato ovunque. Voi dovete sapere, ragazzi, a casa, che quando ci siamo sentiti 10 minuti prima di questa live e ho visto la sua inquadratura, la prima cosa che ho detto è stata: ehi, quella è un X-Pro3, wow! Però arriveremo anche tra poco a parlare di X-Pro3, perché tu, in qualità di X-Photographer, quindi diciamo collabori attivamente con Fujifilm dal 2016, al di là dei progetti vari a livello fotografico, hai anche partecipato, diciamo, in alcune fasi importanti di alcuni prodotti di Fujifilm, giusto? Esatto. Allora, partiamo dal presupposto che, nonostante io oggi sia ospite di Foto Nerd, io non sono un nerd. quindi non sono un particolare conoscitore di tutte le impostazioni, di tutte le modalità degli strumenti che decido di utilizzare. Infatti vengo coinvolto da Fuji nel utilizzo in fase diciamo antecedente all'uscita del prodotto stesso
soprattutto per creare dei contenuti dal punto di vista fotografico utili e interessanti, non per fare il tester, per dire questo pulsantino va spostato 7 mm a destra, 2 in basso, o piuttosto vorrei questo comando a destra con una leva o con un joystick dedicato. Questo permettimi, è più un compito che poi arrivo a fare io dopo la tua analisi. Bravissimo. Ma perché magari hai delle conoscenze e delle peculiarità che ti portano ad essere estremamente puntiglioso e adatto per quel lavoro. Quindi anche per questo appunto sono proprio convinto che ogni persona, conoscendo bene le proprie caratteristiche, debba focalizzarsi nel cercare di trovare la propria strada attraverso queste caratteristiche appunto. Adesso vediamo due cose. La prima è un mini video, un estratto di un minuto che riguarda un video di lancio che ho fatto per una nuova lente che è uscita l'estate scorsa, in 50 mm per la serie GFX. Serie GFX, che ricordiamolo è quella delle fotocamere medio formato di Fujifilm, quindi un sensore molto più grande del full frame, estremamente professionale. Questo era appunto il lancio del 50 mm. Ma allo stesso tempo comunque una macchina che riesce a condensare in uno spazio comunque ridotto rispetto diciamo agli standard a cui siamo abituati a pensare per una medio formato, quindi una macchina che può svolgere compiti importanti sia in studio ma perché no anche sul campo. Nel caso specifico appunto io ho usato la GFX a Burano. Vediamo. Questo è un piccolo video, poi c'è la versione integrale di 5 minuti e qui vediamo alcune immagini che sono state realizzate in occasione di quel compito, perché in un qualche modo un'altra cosa che apprezzo molto di Fuji è darci queste task, tra virgolette, queste prove da svolgere in tempi più o meno ridotti. Ogni volta si ha la consapevolezza che poi il pubblico ci giudicherà in un qualche modo, quindi ci si può anche sentire sotto pressione e soprattutto ci si sente in dovere di tirare fuori qualcosa di interessante perché quelle immagini che andremo a realizzare verranno poi utilizzate per promuovere il prodotto stesso. Sì, è un compito molto importante che ti porta un bel carico di responsabilità e anche un pochettino di ansia barra strizza sicuramente. Cioè... Sì, ansia da prestazione sicuramente sì, anche perché comunque anche per tanti che staranno seguendo questa live sono abituate a vedere la fotografia come qualcosa di estremamente personale, dove mentre stiamo lavorando non veniamo disturbati da nessuno, dove siamo noi completamente isolati, dove possiamo prenderci tutto il tempo necessario, soprattutto nella fotografia di strada, dove oggi posso uscire di casa e trovare nessuna immagine interessante davanti ai miei occhi e non mi devo però sentire neanche in colpa di questo, perché comunque è proprio il bello della fotografia di strada, l'estemporaneità e... giro l'angolo e non so se dietro a quell'angolo appunto c'è o meno una storia da aspettarmi. E
Questo è un lavoro che poi in un qualche modo credo che noi siamo portati ad attingere da tutte quelle persone che in un qualche modo o quelle figure artistiche di riferimento che hanno fatto parte del nostro background o comunque tutte le nostre esperienze, vuoi formative, vuoi scolastiche, vuoi magari abbiamo visto una mostra, come in questo caso, e quel quadro è entrato dentro alla nostra memoria e si ripalesa in maniera quasi casuale dopo X anni. Alex, scusami, ti interrompo un attimino perché c'è una domanda a cui credo di poter già rispondere io, nel senso che Diego chiede se hai dei nuovi progetti per il futuro, ma a sì. questo punto direi che, ragazzi che state seguendo, aspettate dopo perché parleremo di alcune cose... Pochi minuti. Esatto, perché parleremo di cose molto importanti a brevissimo, non che queste non lo siano, però... Sì, queste appunto fanno tutte parte di questo lavoro che ho realizzato per Fuji, per il lancio di questa ottica. Comunque estremamente veloce, montata su una medio formato, quindi io avevo la possibilità di ottenere immagini con una resa cromatica pazzesca, una definizione, una risoluzione indescrivibili, quindi la possibilità di stamparle anche in grandissimo formato. E le avevo per strada e a portata di mano, quindi senza appunto l'ingombro di un cavalletto, quindi tutti accessori inutilizzabili in ambito street. Tu hai detto che hai usato per questo lavoro una GFX 50R, giusto? Esatto, sì. Ok, quindi la medio formato entry level. La R, sì. Il bello poi è vedere che il proprio lavoro, che nasce appunto da una richiesta commerciale, si concretizza però in qualcosa di oltre, si trasforma in una mostra. Quando Fuji decide di lanciare un nuovo prodotto sul mercato, coinvolge tanti fotografi provenienti da diverse nazioni, in maniera tale che poi questi contenuti possano arrivare agli utenti delle singole nazioni. Poi però capita, come in questo caso, che in Giappone decidono di fare una mostra comprendente i tre lavori migliori realizzati con quel prodotto. E okay. Questo lavoro, vedete qui nella prima parte, questo è il layout della mostra, delle mie immagini che poi è stata esposta nella galleria di Tokyo la scorsa estate. Beh, insomma, una bella cosa. Arriviamo alla nuova. Non so se immagino che magari già qualcuno che ci segue possa averla acquistata e purtroppo in questo periodo non la potranno sfruttare adeguatamente se non in casa. In realtà c'è tanto da raccontare anche in casa. In occasione della presentazione della X Pro 3, che è avvenuta lo scorso ottobre, 2 mesi prima mi era stata mandata questa proprio, è ancora lei, intatta, integra, in prova, e anche lì ho incominciato a realizzare un nuovo lavoro. È un lavoro che purtroppo non è ancora finito. È un lavoro che ho presentato a Milano proprio in occasione dell'uscita della X Pro 3. È un lavoro che in questo periodo sarebbe dovuto uscire stampato, ma purtroppo gli ultimi periodi di inattività non mi hanno consentito di realizzare gli ultimi scatti e poi di poterlo concretizzare in carta. Se ne riparlerà purtroppo nel prossimo autunno. Quindi conto in autunno di poter finire questo lavoro. È un lavoro, e qui torniamo in un qualche modo alle origini e alla territorialità. Torniamo alla notte, o meglio, a volte anche al pomeriggio, dove ho realizzato queste immagini nei locali notturni o pomeridiani, appunto, per anziani, quindi nelle balere. Sono luoghi tipici dei nostri territori,
descrivono meglio di qualunque altro posto la Romagna. E questo lavoro uscirà come libro. Stiamo ancora ragionando sul titolo che avrà il libro. Io ho qualche idea, ma mi piace tenermi aperte tutte le porte fino al giorno in cui il nome viene impresso sulla copertina, perché poi dopo il nome diventerà ovviamente molto importante. E è un lavoro che mi sta permettendo di divertirmi, cosa molto molto importante, perché entro in questi luoghi che sembrano veramente delle dimensioni parallele. All'interno di questi luoghi puoi conoscere personaggi assurdi. Il 90% di essi ti racconteranno di essere stati campioni italiani di qualche cosa, di ping pong, di bocce, di intorto con le donne. Trovi i soggetti più assurdi, trovi quelli che noi definiamo i galletti romagnoli. Quindi, però trovi tanta voglia di divertirsi. Il Covid si è sviluppato nelle nostre zone in questi luoghi, perché per ovvi motivi sono luoghi di aggregazione e luoghi frequentati da persone anziane, quindi sono stati dei focolai ricondotti proprio a questi luoghi. Mi dispiace non poterci andare sicuramente ancora per tanti mesi. Spero a ottobre di poter concludere, di realizzare le ultime foto in luoghi che non ho ancora avuto la possibilità di visitare e di concludere il mio tour in questi ambienti quasi surreali. Senti Alex, tu prima hai parlato un attimino di quando stavi accennando alcune informazioni su X-Pro 3. Hai parlato di questa cosa che adesso giustamente chi magari l'ha comprata poco prima della quarantena in questo momento non la possa sfruttare troppo a casa. Io mi ritaglio mezzo minuto per approfittare di una cosa su questa tua frase che hai detto, perché e questa cosa vale anche per te se ti interessa, nel senso che su Photonerd fino al 3 maggio potete partecipare a Photonerd at Home, che è la prima volta in cui non siamo noi a raccontare qualcosa a voi, ma siete voi a raccontare qualcosa a noi sulla base di quello che è successo a casa vostra, quindi durante questa quarantena. Quindi potete partecipare mandandoci la vostra foto, una, è una storia che parli della vostra quarantena. E anzi, ne approfitto anche per fare questa cosa in diretta. Alex, se vuoi partecipare, sei ben accetto assolutamente. Allora, io partecipo con la foto, o meglio, con il lavoro che mi ha commissionato Fuji. Che va bene. Lo possiamo condividere, no? Così raccontiamo anche questa storia che è interessante. Arrivo, eccolo. Esatto, se avete 3 minuti di tempo da dedicare, andate a cercare su YouTube il video di Gastronomy Photography col mio nome, Alex Liverani. Proprio per il contesto, guarda, di mentre tu parli lo linko qua nei commenti. Perfetto, proprio per il concetto che Fuji spesso ci sottopone delle task che in un qualche modo ci fanno fuoriuscire dalla nostra comfort zone. In questo caso mi hanno fatto entrare nella mia comfort food. Quindi non sono un fotografo di food, non sono uno chef, però in questo periodo dove la nostra creatività purtroppo la possiamo semplicemente esprimere all'interno delle nostre mura domestiche, Fuji mi ha chiesto di realizzare un video in casa dove andavo a cucinare e andavo ad utilizzare la X-Pro 3 che generalmente utilizzo per la fotografia di strada per fare la fotografia di food. Non stiamo parlando di qualcosa di incredibile, non rivoluzioneremo sicuramente la fotografia con queste 3 immagini, però appunto, come dicevi anche tu prima, in casa abbiamo la possibilità di utilizzare i nostri strumenti e magari dargli un'altra vita rispetto a quella per i quali li avevamo acquistati. Quindi magari avevamo pensato appunto di utilizzare la nostra X-Pro 3 per la fotografia di matrimonio piuttosto che per un reportage che di lì a poco avremmo dovuto fare, purtroppo non possiamo farlo in questo momento, la utilizziamo per altro. Bisogna inventarci altro, allora io aspetto la tua foto e il tuo racconto su Photonerd at Home volentieri. Va bene.
Senti, prima di passare a qualcosa, a un argomento molto delicato di cui abbiamo parlato, parlaci un pochettino appunto magari del libro, che è appunto quello di cui ci parlavi prima, Dango, quel progetto molto interessante, eccolo qua. Allora, Dango, intanto rinnovo l'invito, la proposta. Io ho rimasto 15 libri di Dango. Il Dango è stato fatto in 500 copie e ne sono rimaste 15. Fino a un po' di tempo fa ero dell'idea, non dico più a nessuno che ho rimasto 25 copie, perché voglio che queste rimangano custodite dentro il mio armadio, magari da dare o da regalare in occasioni importanti nei prossimi anni. Poi, dopo l'ultimo periodo, mi sono detto, ma che senso ha tenerci qualcosa per noi e tenerlo in maniera gelosa, quasi gelosistica, custodita all'interno dei nostri armadi? Credo che sia arrivato il momento di disfarci anche delle poche cose che abbiamo e di condividerle con le persone che ci seguono. E rinnovo la proposta di prima che ho fatto. Ogni copia che verrà acquistata io comprerò un libro nuovo, quindi delle nuove proposte di autori italiani o emergenti, comunque stranieri, e andrò a divulgare questi libri sui miei canali. Dango, che cos'è Dango? Il Dango è un dolcetto tipico composto da tre palline colorate. Ok? Quindi tre palline colorate, tre elementi apparentemente disgiunti l'uno dall'altro, con anche colori differenti in questo caso, trovano la connessione mediante un bacchettino di legno. Sono arrivato in Giappone, ero lì per un viaggio in teoria di piacere, e poi ho assaggiato questo dolcetto appena sono arrivato, e di lì mi sono detto, bene, potrei raccontare il Giappone attraverso il concetto del Dango. Quindi creo dei trittici di immagini che per qualche motivo possono essere legati tra di loro e riconduco questo concetto al contenitore del mio lavoro. Quindi il contenitore non diventa semplicemente appunto un recipiente che contiene il mio lavoro, ma diventa un elemento che esso stesso descrive il lavoro. Quello che vediamo è Dango. Esatto, Dango tanto si può trovare sul sito di Inquadra, nella sezione progetti, se qualcuno appunto lo vuole acquistare. Tutte le foto di Dango sono state fatte con la X100F, che per girare in strada è fantastica, quindi appunto in quel caso ero partito senza pensare di fare un lavoro, poi... come tu meglio di me saprai, Ricky, purtroppo la fortuna nostra di essere liberi professionisti ci consente di poterci ritagliare i nostri spazi, ma poi anche quando ci ritagliamo i nostri spazi inevitabilmente siamo legati al nostro lavoro, alla nostra passione, e quindi magari ci troviamo a sacrificare la nostra vacanza perché ci siamo resi conto che probabilmente il lavoro che abbiamo pensato può essere interessante.
Assolutamente, e assolutamente. comunque in questo momento una notifica, Ulisse Marconcini, che sta seguendo la diretta, ha acquistato il libro, quindi ecco. Sappiate già che la prossima settimana sulla mia pagina ci sarà un nuovo libro presentato. Questa è una bellissima iniziativa e un ringraziamento anche a Ulisse per aver partecipato a questa possibilità, diciamo, offerta da Alex di dare un altro libro come contributo. Senti, Alex, io, guarda, ti lascerei giusto un'ultima domanda prima di passare all'ultima domanda, consentimi la frase, nel senso che Diego chiede, secondo te c'è un filo conduttore tra tutti i tuoi lavori? Allora, questa è una domanda, ringrazio Diego, perché è una domanda molto interessante. Tanti sono dell'idea che per emergere oggi come oggi dobbiamo costruirci una nostra immagine in quanto fotoautori, un'immagine riconoscibile, ok? Un nostro marchio di fabbrica. Io invece sono dell'idea estremamente opposta. Volendosi paragonare facciamo un esempio molto banale, a dei cantanti barra cantautori. Ci sono i cantanti che per tutta la loro carriera hanno fatto canzoni uguali l'una all'altra, senza offendere nessuno, baglioni su tutti. Ogni canzone sembra quella prima o quella dopo. Poi magari qui sarà la diretta seguita dai super fan di Baglioni e verrò invaso dagli insulti. Baglioni mi piace anche a me. Detto questo, però, ci sono anche artisti o cantanti che nell'arco della loro carriera si sono completamente rinnovati ogni volta. Penso magari a Jovanotti, che l'abbiamo conosciuto con una canzone che è completamente diversa dalla veste che aveva dopo 10 anni, dopo 15, dopo 20. Ecco, credo che anche in fotografia si possano, diciamo, intraprendere due strade differenti, cercare omogeneità, continuità, o cercare di costruirsi un proprio abito a misura in funzione del lavoro che dobbiamo andare a realizzare. Cioè, non potrei realizzare il lavoro che sto eseguendo sulle balere con la X-Pro3 con i medesimi canoni estetici con cui ho realizzato il lavoro a Londra nelle pause sigaretta, perché un lavoro chiama il colore, l'altro chiamava probabilmente il bianco e nero per avere omogeneità, uno chiamava il rigore, geometrie perfette, simmetria, inquadrature prospettiche frontali. Quindi alla domanda di Diego rispondo in questo modo: sicuramente ci sono elementi che passano da un lavoro all'altro, ma probabilmente un occhio, non dico non attento, un occhio che non conosce il mio percorso potrebbe difficilmente pensare che il primo lavoro è fatto dallo stesso autore che ha realizzato l'ultimo. Questo anche perché credo che un fotografo non debba assolutamente vergognarsi del percorso professionale che va a svolgere. Cioè, anche il primo lavoro, il più semplice che abbiamo realizzato all'inizio della nostra carriera, sicuramente sarà stato importante per arrivare qua in alto. È come se io domani cercassi un lavoro e mandassi una domanda in cui allego il mio curriculum scrivendo solo l'ultimo lavoro che ho realizzato, perché in un qualche modo mi vergogno di tutti i lavori che ho realizzato prima. Se oggi sono diventato un direttore d'azienda e sto ambendo a un posto da direttore d'azienda, benissimo, però probabilmente quando ero giovane ho fatto l'insegnante di calcio per la parrocchia piuttosto che l'accompagnatore ai campi estivi, e quell'esperienza sarà stata altrettanto importante, altrettanto formativa per poi permettermi di diventare un dirigente d'azienda. Idem in ambito fotografico. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, e il percorso è importantissimo per influenzare la tua carriera. Ma io,
Guarda, prima di chiudere, adesso lasciamo perdere l'indicatore del tempo che non mi interessa, perché comunque questa live è stata molto interessante, ricca di concetti importantissimi, però vorrei chiederti, c'è un progetto in particolare fotografico a cui sei legato, che ti ha suscitato delle emozioni particolari, che non ti dimenticherai mai e che vorresti magari condividere con noi? Allora, non posso che risponderti questo, che adesso magari lo possiamo vedere. Ottimo. È un lavoro che dal punto di vista fotografico, con la maturità acquisita oggi, probabilmente lo andrei a fare in maniera molto più consapevole, dal punto di vista tecnico, compositivo, di ricerca estetica, lo farei sicuramente in maniera molto più costruita, articolata, elaborata. Nel 2014 mi sono trovato davanti a questa storia che mi ha concesso il privilegio di vivere un mese e mezzo della mia vita andando a rivalutare qualunque priorità. Quella che vedete adesso è la storia di Nicola, un ragazzo del 1990, che fino all'età di 5 anni non ha avuto nessun tipo di problema e poi ha contratto la sclerosi multipla, che si è trasformata in sclerodermia, ossia una malattia molto rara che immobilizza tutti gli arti a 90 gradi. Gli arti hanno solo delle piccole, consentono delle piccole escursioni, e la pelle in un qualche modo si trasforma quasi in corteccia, quindi priva di idratazione. Ho conosciuto Nicola in un momento significativo della sua vita. Nicola aveva deciso il giorno successivo alla laurea, quindi la discussione della sua tesi, di autoregalarsi l'inizio di un processo conoscitivo del corpo femminile attraverso l'aiuto e l'ausilio dell'assistenza di una assistente sessuale per persone disabili. La prima parte del racconto parla della storia di Nicola in quanto ragazzo, quindi nella sua quotidianità, e quindi questo è il primo capitolo. Poi abbiamo una foto che adesso vedremo di rottura tra i due capitoli, e poi parte il capitolo vero e proprio per il quale io mi ero avvicinato a questa storia, ossia capire cosa c'è dietro questa necessità naturale e normale. Vi dicevo appunto che Nicola oggi si trova su una sedia a rotelle, ma nonostante questo è una persona estremamente vitale, con un'intelligenza superiore clamorosamente alla media. Ho avuto modo di, appunto, di stare con lui un mese e mezzo, e divorava libri, era una persona estremamente curiosa, che si documenta su tutto, soprattutto sull'arte. Quello che vedete dietro, questo è Nicola poco prima di contrarre la malattia. E Nicola, nonostante tutte le sue difficoltà, si è laureato all'Accademia di Belle Arti di Brescia con 110 lode. Quelli che vedete dietro sono i quadri, qui si sta vestendo per la sua sessione quotidiana artistica. E vedete qui, questa è una foto che poi si andrà a ricollegare a un'immagine che vedremo alla fine, dove rivedremo queste due mani, in questo caso specifico, che si avvicinano alla sua grande passione, quindi l'arte, e alla fine del progetto si avvicineranno a quella che era un suo sogno, ossia la scoperta del corpo femminile. Nonostante questo, Nicola svolge attività sportive, piuttosto. Nicola è una persona molto molto credente, e quindi veniva visitato tutti i giorni da questa sua guida spirituale. E nonostante questo, nonostante queste difficoltà, comunque suona. Queste sono le foto che ho realizzato la sera prima della discussione della sua tesi, dove stava riguardando tutti i suoi appunti, e mi mise a piangere in questo momento, perché vidi sul suo tavolino
due libri in maniera casuale. Uno era L'elogio del fallimento, uno era La creazione. Quindi questi due titoli che erano significativi per questa, di questa storia. Poi questo è il giorno della discussione della tesi. Nicola aveva deciso in maniera autonoma di essere completamente libero e di vestirsi da solo, quindi senza avere l'ausilio e l'aiuto dei suoi genitori, in maniera simbolica, perché andava a laurearsi, stava per raggiungere una tappa importante e fondamentale della sua vita. E mi diceva appunto che la storia è divisa in due parti. Questa è la foto che divide i due capitoli. Quindi Nicola va nel monastero di Suora di Clausura, dove si reca tutte le settimane ad annunciare appunto la bella notizia, e poi parte il racconto vero e proprio che mi aveva incuriosito. Nicola, il mese che ero stato con lui, aveva stretto legame con Carmen, questa assistente che in un qualche modo qualcuno potrebbe vedere una figura riconducibile in maniera superficiale a una prostituta. In realtà ha delle conoscenze che spaziano dalla medicina, perché comunque deve sapere le patologie dei pazienti che andrà a trovare, alla fisioterapia, perché deve sapere come toccare una persona, in che modo sollecitare una certa risposta. E anche però alla psicologia, perché comunque a queste persone si avvicina in maniera delicata, naturale, con un processo di crescita in maniera esponenziale fino al giorno del loro primo incontro. Quello che sono andato a documentare appunto è il loro primo incontro. Questa è stata una situazione che io vivevo un passo indietro e mi stavo godendo da spettatore privilegiato, perché sentire i racconti tra loro due, sentire le domande che Nicola giustamente faceva a questa signora che lo stava per condurre al piacere in maniera per lui completamente nuova. E ho assistito alla prima fase della loro sessione, dopodiché ovviamente li ho lasciati da soli e li ho ritrovati alla fine di tutto. E è stata davvero un'esperienza toccante, perché ho stretto un legame con Nicola. E io stesso era la prima volta che mi trovavo in un lavoro del genere. Non credo di essere particolarmente portato per lavori così. Mi sono reso conto di non saper fare un passo indietro, cosa fondamentale per un bravo fotografo di reportage, quale io non sono. E quindi mi sono sentito coinvolto. Ecco, questa è la foto che secondo me in un qualche modo si riconduce a quella dell'arte. Le mani sono sempre nella stessa posizione. E niente, qui il lavoro si concludeva con quest'immagine, che è un'immagine estremamente semplice, non c'è nulla di particolarmente complesso dal punto di vista della composizione, della storia, o meglio della storia sì, forse, perché la mamma di Nicola sta rifacendo il letto dopo che Nicola ha avuto la sua prima esperienza sessuale. Sta rifacendo il suo letto, quindi i genitori hanno deciso di donare al proprio figlio il loro letto per questa esperienza, cosa assolutamente inusuale, ossia spesso e volentieri nelle famiglie dove i figli manifestano queste necessità naturali, perché stiamo parlando di necessità naturali, non stiamo parlando di uno sfizio, una voglia, no, è qualcosa di assolutamente naturale. Le famiglie spesso e volentieri tendono ad insabbiare queste richieste o a veicolarle o a confinarle, meglio diciamo, in luoghi asettici. Qui invece la mamma decideva di accettare, supportare il proprio figlio tanto da dare il proprio letto. Quindi in un qualche modo l'amore materno veniva a rappresentarsi in questa immagine, dove abbiamo in alto a sinistra la Madonna e dove abbiamo come sfondo un quadro realizzato
dalle fantastiche mani della fantastica mente di Nicola. Diciamo che io, scusatemi un pochettino, nel senso che io avevo già visto queste foto quando stavamo preparando la live, e già in quell'occasione mi ero emozionato parecchio, adesso comunque non ho potuto fare a meno, ma di fatto credo che qualsiasi volta in cui in futuro dovessi rivedere ancora queste foto sarà sempre la stessa emozione. E di fatto il titolo di questa live descrive molto bene questa cosa, cioè raccontare emozioni, che è quello che fa Alex tutti i giorni in tutti i suoi progetti, in questo caso in modo molto particolare, molto sentito, molto ben descrittivo. Io sono rimasto a bocca aperta sia questa volta che la volta precedente, ma ci terrei a ringraziarti più che altro davvero tantissimo per aver voluto condividere con noi questa storia fantastica, che sicuramente dobbiamo ringraziare Nicola e Carmen, perché era tutt'altro che scontato decidere di sposare questa causa e di mettersi in prima linea come testimoni di questa necessità. E quindi il ringraziamento va a loro, perché senza la disponibilità da parte loro probabilmente questa storia non sarebbe mai esistita. Guarda, vorrei tanto che ci fosse una funzione qua sulla piattaforma che stiamo usando per fare un applauso, ma credo che in un modo o nell'altro comunque gli utenti che seguono da casa stanno sicuramente manifestando solidarietà per questo progetto veramente importante. Progetto che comunque faceva parte dell'ultimo nostro discorso per questa live. Ci siamo prolungati un pochettino oltre il tempo, ma non importa, perché i temi che abbiamo toccato oggi secondo me sono veramente molto importanti, e ci terrei a ringraziarti particolarmente per avermi dato la possibilità di averti ospite in questa diretta di oggi. Per me è stato veramente un piacere incredibile, e grazie anche per aver fatto emozionare me in primis, ma anche comunque gli utenti che ci stanno guardando e che vedo che stanno comunque commentando con parole comunque importanti. Grazie per tutto quello che hai condiviso, spero di poterti sentire presto. Grazie mille a voi, e grazie mille, intanto sono già, vedo, 5 che hanno preso il libro, quindi se ne vedranno delle belle le prossime settimane. Assolutamente sì, quindi io vi ricordo che potete seguire Alex sul suo profilo Facebook, quindi Alex Liverani, dove appunto, per chi non avesse sentito nella prima parte della live, settimanalmente racconta alcuni libri importanti dal punto di vista fotografico che lui direttamente consiglia, e questi libri arrivano da quello che voi state già facendo in questo momento. Cioè adesso chi sta comprando il libro di Alex Dango, di cui abbiamo parlato prima, che vi rimetto qui il link per approfondire, per acquistarlo, acquistando questo libro Alex prenderà il ricavato e comprerà degli altri libri di cui discutere sul suo profilo Facebook, giusto? Esatto, proprio lì. Va bene, grazie mille Alex, è stato veramente grazie un piacere di nuovo. Grazie mille a voi, e grazie mille a te per questo invito. Alla prossima, ciao. Alla prossima, grazie. Buona quarantena. Anche a te, grazie. Ragazzi, anche questa live di oggi è finita, è stata incredibile, non ho potuto fare a meno, come avete visto, di emozionarmi, perché comunque progetti del genere dal punto di vista dell'immagine, della fotografia, insomma, sono incredibili da vedere. È stato bellissimo, diciamo, poter vivere questo momento di nuovo insieme ad Alex e anche insieme a voi. Ovviamente questa live comunque la potete ritrovare su YouTube e su Facebook, sulla pagina Facebook di Fotonerd, o su YouTube sul mio canale, quindi potete riguardarla quante volte volete, potete approfondire comunque il progetto che Alex ci ha mostrato su Nicola. Insomma, io stesso sono convinto che andrò a riguardare questa live veramente tante volte, perché di una cosa sono particolarmente felice oggi, cioè aver rispettato al 100% il titolo di questa diretta, quindi raccontare emozioni e anche poi emozionarsi nel frattempo. Quindi c'è stata una parte iniziale in cui abbiamo un pochettino riso e scherzato, abbiamo parlato di Alex, e poi siamo diventati un po' più seri perché era necessario farlo, quindi anche se comunque non è più con noi in live, ci tengo ancora a ringraziare nuovamente Alex Liverani
X photographer di Fujifilm, che oggi ci ha dimostrato quanto sia importante dare valore ai propri scatti, valorizzare le storie e raccontare emozioni. Quindi grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo, il prossimo appuntamento è sabato 2 maggio alle ore 15 sugli stessi canali. Avremo Filippo Giotto, un caro amico che è l'head of digital marketing di Banca Mediolanum, che ci spiegherà, diciamo, come crescere sui social per un fotografo, cos'è importante fare dal punto di vista fotografico sui social, come farsi conoscere il copyright, tutte queste cose che sicuramente sono interessanti per un fotografo nella nuova diretta chiamata Personal Branding per un fotografo. Vi auguro una buona serata a tutti voi, sia che siete qui in live, grazie per averci seguito, sia che siete riguardando questa diretta quando poi sarà disponibile su YouTube e su Facebook. Di nuovo, ciao a tutti e grazie ancora.